Ciao cari, sono Atrix, signori, bentornati sul canale, un canale ormai ricco e pervaso da format nuovi, aggiuntivi, goliardici, gagliardi pure. Ovviamente cari, tutto questo per andare un attimo a sopperire a una mancanza di varietà che secondo me ha Arson in questo momento per quanto riguarda chiaramente la ladder. Ovviamente se mi vedete su Twitch non mancheranno mai contenuti di gameplay, perché su Twitch io faccio solamente ladder. Ringrazio e saluto il colonnello Mario Dadillo, presente. Pronto? Pronto. Saluto, ormai presente sul canale tanto quanto sono presente io. Spero che faccia estremamente piacere questa cosa, ma sono sicuro che l'avete visto voi già il primo video su Zephyrs, quindi sapete di che si tratta. Se non lo sapete ve lo dico molto molto brevemente. Prima di tutto, grazie al colonnello Mario Dadillo che in live mi ha fatto scoprire questo giochino, grazie chiaramente alla sua visione da tuono. Drot Thunder, raga, un giocatore fortissimo su Arson, streamer di Twitch. Ringrazio ovviamente direttamente Tuono per avermi fatto scoprire questo gioco, raga, che a una certa poi diventa estremamente addicted e ludopatico, perché è molto ludopatico. Vi consiglio, raga, visto che ho visto dei feed che mi avete mandato e avete scritto sotto il primo video relativo chiaramente a questo format che si chiama Indovina cosa fa Zephyrs. Indovina che fa Zephyrs. Vi consiglio una cosa molto semplice, raga, è un video, non è una live, quindi non può durare un'ora. Voi se volete giocare come stiamo giocando noi, basta che premete pausa prima che chiaramente Aldo switcha la scena con quello che poi effettivamente è da Zephyrs, in modo che potete giocare pure voi e vi potete fare una risata. Inoltre il format, raga, sarà abbastanza limitativo, no, rispetto a quello di Vecchie Glorie o quella reaction delle vecchie gare review, perché ne abbiamo bizzeffe. Ovviamente Zephyrs Guesser ci sono pochi spot. Voi però, qualora vogliate, potete, grazie al link che vi lascio in descrizione, andare a fare voi dei setup a Zephyrs, in modo che, e apparirà anche in video, vedremo sia il vostro nome, chiaramente che avete fatto lo skin a Zephyrs, sia chiaramente la vostra situazione, che potrebbe essere più o meno interessante per indovinarla. E basta che mandate i vostri screen, quindi. Mandate i screen, ragazzi, vi vedo il nome e capiamo esattamente chi siete e dove avete screenato il vostro Zephyrs. Senza indugiare troppo, anche perché non te posso regà che è una voglia pazza di giocarci, perché alla fine, ripeto, ragazzi, è divertentissimo perché effettivamente mi fa capire quanto voi siate, quanto io sia stupido e quanto, probabilmente posso dirlo, quanto sia stupida la carta di Zephyrs, che alcune cose secondo me lascia abbastanza a desiderare. Senza attendere oltre, cambio scena e entriamo in game. Eccolo qua, ragazzi miei, una schermata accattivante. Non so quanti farei, a una certa ti dirò di fermarti perché tu continueresti fino a stanotte, no caro? Cioè, non facciamoli proprio tutti a 114. Ma si legge 114. Sì, spero cari che aumenteranno le situazioni in modo che possa continuare questo format. Allora, facciamo una cosa. Per parità di sessi, inizia tu, poi faccio io. Prima gli ospiti. Un ospite. Allora, qui sei. Allora, Shadowflame. Shadowflame. Più 3 salute del prete. E la spella 4 del prete che distrugge tutti quelli con 5 più salute. Ok. Cioè, più attacco. Queste sono le scelte del colonnello Mario Dadillo. Mo' aspetta un attimo che ci penso pure io, perché non è così facile. Oddio, anche Pomp de Terre. Vabbè, mo' però, caro, vedi, stai esagerando. Allora, chiedo dai, scusa, prego. Secondo me, quello che Zephyrs dà in questa situazione è Beacon Hunter, Brawl e Pomp de Terre. E Pomp de Terre. Pomp de Terre sarebbe praticamente quello dello sciamano con taunt che dà sempre. Andiamo a vedere. Vai. Perché mi sono scordato pure le cose che abbiamo detto. Attenzione! Allora, io prendo un punto dal Big Game Hunter. Tu prendi un punto da Shadowflame. Mo, non è per cattiveria, colonnello, Non voglio essere cattivo in Machiavelli. Qualcuno mi spiega perché c'è anche Blessing of King? Andiamo avanti. Altra situazione. Voglio sapere chi cazzo è sto 2%. 8 mana disponibili. La situazione è la tale. Inizio io. Tyrion come prima scelta. L'8 mana del prete. Io spero che sto video però sia stato realizzato prima dell'ottomana del prete, raga, però ve lo devo dire, perché qua l'ottomana del prete ve la dà sempre. Qualora non ci fosse l'ottomana del prete vuol dire che è stato realizzato prima. E non sto paraculando, cioè qua l'ottomana del prete la dà sempre. Tyrion, l'ottomana del prete, Shadow Portent. No, il guardiano del tempio. Nel dubbio che metto il guardiano del tempio. Pomp de Terre, Natalie sarebbe l'ottomana del prete. Sì, e Tyrion. E Tyrion, siamo d'accordo comunque sul fatto che lo prende! Prende convinto del guardiano del tempio. Perché? Perché ha Blizzard all'ottomana del tempio. La Blizzard al massacratore del tempio. Ragazzi miei, dovete imparare a iniziare a capire. Attenzione quando giocate Zephyrs, perché avrete quasi sempre
a prescindere dagli spot, cioè è il massacratore del tempio. Regà, state attenti perché un picchio è andato a puttane. Siamo 4-3 per me e perdonami caro, ho dato piuttosto lungimirante sotto questo punto di vista. Quella 1 del prete, facile, quella che infligge 3 danni. Holy Smite. Twilight Drake. Twilight Drake. E il 2-3 del prete che dà più 2 salute. Ok. Sono d'accordo con Holy Smite e sono d'accordissimo con Twilight Drake. Io aggiungo il Flame Imp. Piccato! Perché? Perché il Void non tenono il Flame Imp? Allora, vedete, Zephyrus... Vabbè, Holy Smite e Twilight Drake erano facilissimi. Ormai siamo anche abbastanza, no? Ormai abbiamo un po' capito come ragiona Zephyrus, quindi siamo bravi e navigati. Il Void Walker non è male, ma... Vabbè, ti difende Zephyrus, no? Rispetto al 3-2. Però secondo me il Flame Imp aveva più senso. Non stiamo qua però a discutere o a disquisire. Ok, accettiamo la benevolenza di Zephyrus e facciamo pure i cazzi nostri. Attenzione. Vabbè. Ex. Twilight... Aspetta, fermati. Twilight Drake. Lo dico? Ex, vai. Twilight Drake e Guardiano del Tempio. Guardiano del Tempio. Sono molto d'accordo con te. Ah, quindi siamo uguali. Sul Twilight Drake. Ah, ok. Twilight Drake. Guardiano del Tempio. Twilight Drake. Guardiano del Tempio. E Shadow Madness. E Shadow Madness. Ex. Twilight Drake. Ah, è vero. Sono The Forest. Qua ho preso un abbaglio io. Ci sta tantissimo. Sono The Forest. Ex e Twilight Drake secondo me erano evidenti. Ho dato troppa fiducia secondo me al Guardiano del Tempio. In questo momento ovviamente hanno dato più valore a solo The Forest, che effettivamente era perfetta. Qua proprio l'ho missata. Qua solo The Forest era anche abbastanza facile da individuare. Però caro Sabi, quando fa sempre Guardiano del Tempio, anche nella mia testa e concezione diventa una carta OP. E quindi l'ho dovuta dire per forza. Magari poi il colonnello in separata sede mi spiegherà perché Shadow Madness secondo lui era la carta giusta qua. 8 a 6 per te. Vabbè, sì, ormai caro ho vinto, però dai, diciamo che facciamo un po' di spettacolo. 8 a 6. Oh, 8 a 6, sono aperti i giochi. Prego. Holy Nova. No, aspetta, non è il 5-4, scusami. Oh. Twilight Drake. Bravo. Mi verrebbe da dire guardiamo del. Lo sapevo. Sì. Pensaci bene. E Deadly Shot. Bravo. Quindi, Twilight Drake, Deadshot, sono d'accordissimo con te entrambe. E manca la terza, perché Twilight Drake e Deadshot l'avrei detti praticamente nel giro di un secondo e mezzo. Mi manca la terza. Guardiano del Tempio. Io sono d'accordo con te, cazzo, al 100%. Deadshot, Twilight Drake e il Guardiano del Tempio. Allora, ragioniamo un secondo solo. Vabbè. Partiamo dal presupposto che forse la True Silver è meglio di Deadly Shot. Quindi ha ragione Zephyrus. Oh, devi stare zitto, c'ha ragione lui, è più forte. Se ci pensi la True Silver... Vabbè, ti prendi tre bombe in bocca. Prendi tre bombe in bocca, è molto più forte a livello di tempo e Bolt Remover. Vabbè, Tati, c'ha ragione Zephyrus. Siamo tutti d'accordo, raga, pure te, no? Ok. Twilight Drake, ovvio. Mo, il cappellaio di Kultiras, no? Eppure l'altra volta era uscito. Mi spieghi per quale motivo dovrebbe essere un pick, magari che ne so, migliore dello stesso. Te la sparo. Dello stesso Defender of Argus, che in questo spot darebbe Taunt e più uno più uno. E permetterebbe il trade di un 5-4. Allora, io Argus lo volevo quasi di. Ma perché il cappellaio di Kultiras? A sto punto, se posso, a sto punto, era meglio qualsiasi altra cosa. Però l'8%. L'8% quindi... è un genio, eh. Oppure l'8% sono i cazzo di programmatori Blizzard, perché non è possibile. Quello che ha fatto Zephyrus, ha trovato sto giochino, le prende tutte, sei un coglione, normale, le inventato te. Mica la qualità. Dev HS con una grande qualità da giocatore Macintosh vuole un attimo farci capire in questo spot cosa Zephyrus potrebbe dare. Colonnello tocca a me. SI7. Easy. Cioè proprio, vabbè, posso? Il cappellaio di Kultiras. True Silver. Holy Nova, SI7. Tu sei indeciso? Tra il cappellaio e il guardiano del tempio. Twilight Drake. Tu attenzione, potrebbe starci, cazzo. Nel senso. Abbiamo preso solo le stesse. 10 a 8. Però. Perché King Mukla? Ah, per far millare una carta all'avversario. Cioè, scusami. No, fermati. Tu giochi No. Poi voglio sapere, io voglio sapere una cosa, io voglio sapere chi è che prende Savage Lore invece che 6-7. No, raga, veramente, no, porco, come cazzo,
Guarda, non voglio andare indietro, no? Però voglio capire chi prende. Perché andare. Devo dire Savage Roar, che ti prendi 4 danni e contesti board. Invece che S7, che a parità di costo, metti in 3-3 e contesti board senza prenderti danni. No, voglio sapere se qualcuno, regà, boh, vedrò il video. Voglio vedere chi ha votato. Se c'è qualcuno che abbia votato in qualche maniera Savage Roar. È un coglione. Ma questa è facile. Ma questa è facile, dai. C'è anche il cappellaio di Dirty Rass, eh? Quindi probabilmente ti ha lasciato col pain. Per quanto Zephyrus lo... Avrà giocato Zephyrus probabilmente pure lui. Black Knight, Pomp the Terra. Però Shadow Madness, dai. Ok. L'azzardo. Per me, questo pick, in questo pick il gioco ti potrebbe dare Black Knight, Savannah Jaime. Spero. E Guardiano del Tempio. Però ci stava tiro esplosivo. Tiro esplosivo, dai, ci stava? Perché facevi poi doppio trade. Io ti tiro adesso ti inizio ad insultare. No. Con Black Knight fai la stessa identica cosa ma metti in 4-5. Vero, anche questo è vero. Ma è vero sì, ma che sei impazzito? Allora. Ma è facilissimo. Questa è facilissima, infatti parto subito con Shadow Madness. Vabbè, Flamestrike? Mi sa che la devo dire, Tatillo. La devo dire stavolta. Shadow Madness, Flamestrike, Pomp the Terra. Allora io ti dirò. Flamestrike, la 5-4 che distrugge un segreto, Shadow Madness. No, no, ma è sbagliato. No, dai, questo è sbagliato. Raga, io vi dico una cosa sola. Se mai come il veri Banjook, io mi troverò in un futuro anche abbastanza poco remoto, in uno spot del genere, e il gioco non mi dà Flamestrike, io chiederò a Twitch, tramite chiaramente locuzioni che conosco, di essere bannato tempestivamente e indeterminatamente. Perché non te può non da Flamestrike in questo spot, è perfetto. Ma il gioco che voleva che pure il 4-2 fosse 4-4 per date Flamestrike, è perfetto Flamestrike qua. Che cazzo ci fai dell'Ancient of the Fence della Madonna? Che ci fai del Faceless Manipulator in questo spot? Ci fai un cazzo? Riga, 1%, 1%. Oh, però per il momento ti dico che siamo 13 a 11 per te. Ultima, ti invito e ti consiglio di ragionare molto bene in questa situazione. Quiet Drake, sicuramente. Direi Savannah Hyman, difensore di Argus. Ok, secondo me Zephyrus qua ti dà Yaseira, Savannah Hyman, il guardiano del tempio. Guardiano del tempio, Yaseira e Savannah Hyman. Ma prendi attenzione! Però è vero, la cabalista, cazzo. La cabalista. Era facile la cabalista. Il massacro del tempio, ragazzi, ormai abbiamo capito che è diventata probabilmente una delle carte più forti. Noi non lo sapevamo, però. Ecco, raga, giocate prete, sia Highlander che Galagrod, metteteci quanti più massacratori del tempio. Tu l'hai shardato. Io l'ho shardato, ovviamente, per ovvie motivazioni, perché è una carta del cazzo messa sul culo. Quindi, massacro del tempio e Savannah, secondo me, conoscendo quanto Zephyr stimi il massacratore e la forza di Savannah, me ne era ovvio. Mo, secondo me, la cabalista non è forte quanto Yaseira, che avrebbe dato ovviamente un buon turno 9 di follow up. Però, da dirlo, quello che c'è da dire, ho vinto questa, diciamo, seconda puntata del, con un gap tra le altre cose incredibilmente alto. Beh, 4, 4. Questo era Jogesser. Spero realmente. No. Indovina che fa Zephyrus. L'abbiamo indovinato per lo più. Vi assicuro, cari, che non è facile. Se avete giocato con noi e avete pausato, spero che anche voi abbiate fatto. Ovviamente, non credo che abbiate fatto 15 come il maestro. Quindi scrivetemi quanto avete fatto, ma non mentite, perché se scrivete 20 o 16 io non ci credo. Spero, cari, che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo la prossima settimana per una nuova puntata su Jogesser, nella speranza però che voi... Oh, e che coglioni, caro, però. Non mi interrompe, no? Ho detto Jogesser di nuovo. Sì. Nella speranza di vedere più situazioni e magari di leggere, invece che in questo caso, Pomp the Terra. Ma si chiamava Pomp the Terra. Questa cosa è incredibile. E non è voluta. E non è uscita Pomp the Terra. Ma tu ti... Regà, secondo me questo qua è un assiduo giocatore di Zephyrus Guesser. E considerate il fatto quante volte, regà, Zephyrus vede a Twist in Nether, perché vi serve. Però oltre a Twist in Nether vi dà anche Pomp the Terra, che sarebbe quello dello sciamano 7-8 con Taunt. Sempre, no? E tu ti chiedi, ma perché mi ha dato questo Pomp the Terra? Io volevo solamente Twist in Nether. Ecco, nella speranza che dopo Pomp the Terra possiamo vedere i vostri nomi, io vi auguro un buon proseguo di giornata, vi mando un grosso abbraccio.
È bella. Non so se tu lo conosci oppure no, ma gli spacca i culi con il burattello, bro. C'ha le carte, fanno parte di un giochino in cui lui crea delirio e arte. Ciao cari, sono Atrix.